Una domanda molto secca. Rinaldi è no euro ancora, visto che io l'ho conosciuto così e diciamo ho sempre seguito le sue anche lezioni, no? Come si ricorderà, è ancora no euro? Oppure diciamo è un po' no euro, un po' non euro, un po' euro come il suo leader Salvini? Perché questa è la questione della Lega. La Lega voleva sfasciare il paese. Risposta secca, domanda secca, risposta secca, poi andiamo da Elisabetta. Io capisco che c'è estrema confusione. No, io voglio sapere Rinaldi, però se mi fa rispondere io te lo dico, però, però devi far rispondere non quello che tu vuoi che io risponda. Io rispondo quello che dico io. Esatto. Allora, la situazione è questa. L'attuale governance europea, compresa anche la governance dell'euro, è insostenibile. Allora, o si cambia radicalmente, ma radicalmente significa a 180 gradi, esattamente dall'altra parte, oppure è insostenibile. Quindi quando si dice, guarda che questo euro non funziona, bisogna cambiarlo radicalmente, altrimenti salta. Qualcuno dice tu sei anti-euro, qualcuno dice questa è una persona ragionevole perché sta facendo gli interessi del paese. Radicalmente. Abbiamo una banca centrale? Ecco, benissimo. Allora, la banca centrale europea si chiama banca centrale, ma non è una banca centrale. Nell'audizione di Draghi ho fatto queste osservazioni perché la banca centrale europea è l'unica banca centrale del mondo, o almeno che si definisce banca centrale, che non è prestatrice d'ultima istanza, per dirla in maniera semplice, non può andare sul mercato primario, cioè all'emissione dei titoli per il fabbisogno finanziario dello Stato, non fa il governo del cambio, cioè tutti i paesi del mondo governano il cambio della moneta rispetto alle altre e noi non lo facciamo. Ma soprattutto, attenzione, qui mi rivolgo a un uomo di sinistra, quindi mi dovrebbe non dare ragione, ma addirittura di più in quello che sto dicendo adesso, ma soprattutto la Banca Centrale non persegue degli obiettivi, dei target occupazionali, ma solo della stabilità dei prezzi. Euro. No, non hai capito, non c'è peggior sordo. Fatemi entrare continuate nel dibattito, continuate con questo euro, vi ritroverete mutando. Posso sentire una signora che è a Bologna e che tra l'altro è stata europarlamentare. Eli.